Belen e Iannone, la confessione di Jeremias a Mattino 5. Belen e Iannone, come si sono conosciuti? La rivelazione di Jeremias Rodriguez a Mattino 5. Belen e Iannone hanno occupato le copertine delle più importanti riviste di gossip durante tutto l'anno. Sono stati senza dubbio la coppia più chiacchierata di sempre, o quasi. La Rodriguez finisce sempre al centro dell'attenzione a causa delle sue tormentate storie d'amore. Mentre cerchiamo di capire se i due si siano lasciati davvero o meno, Jeremias Rodriguez confessa a Mattino 5 come hanno fatto a conoscersi sua sorella e Andrea. Negli scorsi mesi si era parlato di un primo incontro avvenuto proprio grazie al fratello della showgirl, ma in realtà le cose sono andate diversamente. L'argentino ha raccontato a Federica Panicucci la serata in cui ha visto per la prima volta il motociclista e come hanno iniziato ad uscire insieme. Jeremias parla di Belen e Iannone, la verità sul loro primo incontro. Jeremias ha raccontato di aver conosciuto Iannone nel corso di un aperitivo dove era presente anche sua sorella Belen. Andrea era molto timido e se ne stava un po' in disparte, quando Rodriguez ha pensato bene di dirgli, guarda che non mordiamo. Alla fine, i due ragazzi hanno iniziato a chiacchierare, ma l'argentino fino ad allora non sapeva assolutamente chi fosse e cosa facesse. A fine serata, lo sportivo ha chiesto il numero di telefono al fratello di Belen, soprattutto perché era stato l'unico a parlargli. I due hanno così iniziato ad uscire e a diventare sempre più amici. Stando sempre insieme, alla fine lui ha avuto modo di frequentare sempre più spesso anche la bellissima showgirl, di cui si è innamorato poco a poco. Belen e Iannone, ora parla Jeremias, la confessione a Mattino 5. A quanto pare, quando Belen e Iannone si sono fidanzati, il Rodriguez non l'ha affatto presa bene. L'argentino ha litigato molto pesantemente con il suo amico, ma alla fine le cose si sono risolte per il meglio. Ora, resta solo un punto interrogativo a cui tutti noi vogliamo dare una risposta: la donna e il motociclista si sono lasciati per davvero?